La grande battaglia tra i Tuatha De Danann e i mostruosi Fomoriani stava per iniziare. La tribù della dea Danu aveva dalla sua parte oggetti divini. Goibniu era un fabbro straordinario in grado di riparare alla perfezione qualsiasi cosa fatta di metallo. Lucta era un falegname eccellente, in grado di riparare rapidamente qualsiasi scudo e lancia rotti. Ma l'elemento decisivo era il guaritore Dian Cecht, in grado di riparare qualsiasi ferita o malattia e persino di resuscitare i morti, purché la vittima non avesse perso la testa. Morrigan si unì al potente Dagda, proprio come aveva fatto con Nuada nella grande battaglia contro i Firbolg. In questo modo la dea concesse al robusto guerriero ancora più forza e coraggio per affrontare qualsiasi nemico. Sentendosi rafforzato dalla dea della morte e della guerra, Dagda affermò che, da solo, era riuscito a massacrare un terzo dei nemici Firbolg. Lug, in qualità di capo della guerra, discusse con gli altri guerrieri gli ultimi dettagli prima del conflitto. Erano consapevoli del pericolo rappresentato dai nemici, ma ritenevano che il destino avrebbe favorito i figli della dea Danu. I due eserciti si incontrarono sulla pianura dove anni prima avevano combattuto contro i Firbolg per il diritto di vivere sull'Isola Verde. L'esercito fomoriano, guidato da Balor dell'Occhio Terribile, era molto potente. I guerrieri provenienti dalle grotte sottomarine emettevano grida di guerra intimidatorie. La seconda battaglia di Moitura stava per iniziare. La grande battaglia ebbe inizio e i due eserciti provocarono un enorme bagno di sangue. I Tuatha De Danann combatterono con grande coraggio, mentre i Fomoriani mostrarono una verve spaventosa. I guerrieri delle due fazioni si scontrarono. Molti figli di Danu e dei Fomoriani versarono sangue e tinsero il prato verde con sfumature di rosso. Balor osservò la carneficina con piacere, sentendo che i suoi guerrieri sembravano sconfiggere i figli degli dei. Ogni Fomoriano caduto portava con sé due guerrieri nemici. Il primo giorno di battaglia era terminato e l'esito dei combattimenti era inconcludente. Molti guerrieri delle Tuatha De Danann erano morti. Il giorno successivo prometteva di essere ancora più sanguinoso. Il secondo giorno di combattimenti, Dagda guidò l'avanguardia dell'esercito degli dei. Per l'incredulità di Balor, il contingente sembrava intatto anche dopo aver visto morire molti uomini il giorno prima. Le armi e gli scudi erano immacolati come se non fossero mai stati usati. Balor si infuriò e ordinò al suo esercito di attaccare a tutta forza, utilizzando tutti i guerrieri di riserva. Fu un altro giorno di combattimenti feroci. Come prima, i Fomoriani sembravano aver massacrato più nemici. Ma, nella notte, il guaritore Dian Cecht curò tutte le ferite gravi dei guerrieri e rianimò i caduti per farli combattere di nuovo. Il giorno dopo, Lug guidò le truppe, ora superiori in numero, visto che praticamente tutti i combattenti erano stati radunati. Nel frattempo, i Fomoriani erano sempre meno. Quel giorno, i Tuatha De Danann sembravano aver avuto la meglio sui Fomoriani. La marea della guerra sembrava inclinarsi verso i figli di Danu. Ma Bress, il re deposto dei Tuatha De Danann, raccontò a Balor come i suoi nemici fossero riusciti a riapparire illesi per combattere il giorno dopo. Insieme elaborarono un piano per sabotare le azioni del nemico. Durante la notte, i Fomoriani attaccarono a sorpresa la fonte miracolosa usata da Dian Cecht per resuscitare i morti. I Fomoriani intasarono la fonte con enormi massi, bloccando il flusso dell'acqua benedetta. Ruadan, figlio di Bress, si intrufolò nella fucina di Goibniu e pugnalò il dio fabbro alla schiena. Mentre Ruadan cercava di sfuggire dalla fucina, sentì Goibniu, anche se era stato brutalmente ferito, gli gridò di fermarsi, perché aveva dimenticato il suo coltello. E così il fabbro uccise il figlio di Bress. Tuttavia, l'attacco a sorpresa dei Fomoriani annullò il grande vantaggio dei Tuatha. Il giorno dopo, i Tuatha De Danann erano di nuovo pronti a combattere. Anche senza poter resuscitare i combattimenti, Re Nuada aveva più guerrieri dei Fomoriani sul campo di battaglia. Cogliere questo vantaggio sarebbe stato decisivo per l'esito della guerra. Il re guidò quindi personalmente gli uomini in prima linea. Dagda combatté come un orso inferocito,
spaccando la testa ai nemici con la sua potente mazza. Nuada sfondò le linee nemiche, facendo a pezzi i fomoriani con la sua spada divina. Balor rimase scioccato da quella scena. Le sue truppe stavano vacillando di fronte a un nemico che consideravano nettamente inferiore. Il gigantesco ciclope decise di agire. Balor avanzò contro Nuada e il destino dell'Irlanda sembrava sul punto di essere deciso. Balor era stanco di combattere lealmente e usò tutto il suo potere contro l'eroe. Attraverso il suo terribile occhio, Balor lanciò un potente fulmine contro Nuada, che non fece nulla per difendersi di fronte a quella potenza. Lug accorse in aiuto di Nuada, ma il nobile re dei Tuatha De Danann era morto. Balor, infuriato, usò tutto il suo potere per decimare l'esercito dei Tuatha. Lug voleva vendicarsi. Raccolse una pietra e chiamò Balor ad affrontarlo. Il mostruoso ciclope si voltò verso di lui e caricò il suo occhio con un'energia tale da distruggere qualsiasi dio. Lug, usando l'arma più umile, caricò la pietra nella fionda e aspettò il momento giusto per sferrare un colpo perfetto. Scagliò la pietra con tale forza che, dopo aver trapassato l'occhio di Balor, gli attraversò la parte posteriore del cranio. Alla vista del loro leader morto, l'esercito formoriano fu preso dal panico e fuggì nelle grotte sottomarine. Bress fu arrestato e implorò pietà. Promise che avrebbe trasmesso tutta la sua saggezza in materia di conoscenze agricole. Se lo avessero risparmiato, le mucche irlandesi non avrebbero mai negato il loro latte. Lug fu acclamato dal popolo come il grande eroe della seconda battaglia di Moytura e lo sterminatore del ciclope dagli occhi terribili Balor. Alla morte di Nuada, Lug divenne capo supremo dei Tuatha De Danann. Lug guidò il suo popolo alla prosperità e in Irlanda iniziò un regno luminoso.